Sono con l'avvocato Giandomenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. La sanità è un ambito di competenza fondamentale appunto per la regione, anzi senza dubbio le maggiori appunto risorse regionali vengono investite in ambito sanitario. Eppure assistiamo, è purtroppo una piaga comune a tutto il territorio pugliese, ma ancor più schiaffeggiato è quello tarantino, ionico, alla luce dei guasti del dramma ambientale. Assistiamo, dicevo, a strutture di pronto soccorso chiuse, reparti chiusi, strutture sanitarie, ospedali completati e non funzionanti, liste di attesa. Beh, certamente c'è bisogno di una sanità di gran lunga migliore. Beh, hai fotografato quella che è l'essenza del discorso e del programma che occorrerebbe mettere in atto. L'80% del bilancio regionale è proprio riversato nei confronti della sanità, per cui occorre guardare con particolare attenzione a questa provincia che vive dei momenti davvero drammatici, non nell'ultima evenienza del Covid, ma noi dobbiamo fare un passo indietro e andare a guardare il registro tumori nella nostra provincia e soprattutto nella città di Taranto, e dobbiamo andare a guardare quella che è stata la sanità in questi anni, che ha chiuso tutti i nostri nosocomi della nostra provincia. È rimasto come baluardo il Santissima Annunziata come pronto soccorso, e il Moscati viene trattato ovviamente da ospedale di frontiera, per cui credo che necessariamente occorra intervenire con una proposta seria e credibile per non continuare a essere la barzelletta dell'Italia. Parlando di ospedali, c'è la nuova propaganda, c'è la propaganda per il San Cataldo. Al momento c'è solo del terreno, si dice che in un anno e qualcosa in più nascerà la nuova struttura, ma siamo già scottati. Ricordiamo tutti l'esperienza del San Raffaele, cambiano i nomi dei santi, ma poi la realtà è sempre quella, il nulla. Beh, alla fine un santo lo cercheremo di farcelo affiancare, perché solo un santo ci può aiutare, e questa campagna elettorale è davvero strano che all'inizio di questa campagna elettorale si voglia porre la prima pietra di una nuova struttura. Certamente credo che agli slogan e a questo tipo di intervento vadano sostituiti da una seria programmazione regionale della sanità. Credo che Raffaele Fitto abbia le competenze per poter cambiare rotta, e fammi passare un messaggio: ancora oggi si racconta di una chiusura degli ospedali sotto la gestione di Raffaele Fitto. Io voglio ricordare che sono passati 15 anni di gestione della sinistra, e il piano di Raffaele Fitto prevedeva solo una riduzione dei posti letto in tanti ospedali della nostra regione. Per cui in quella campagna elettorale si raccontò che gli ospedali invece sarebbero stati riaperti e che avrebbero lavorato a pieno regime. Di contro, in questi 15 anni abbiamo assistito esclusivamente a chiusure dei nostri presidi ospedalieri, o una riconversione che davvero ha reso questa provincia invivibile dal punto di vista sanitario. Penso ai Viaggi della Speranza, ma penso anche alla necessità di tutti noi di doverci recare oltre regione per poter rendere operative in maniera veloce le visite di routine, anche delle semplici TAC o risonanze. Il problema della mobilità passiva, che costa in maniera esorbitante sulle casse regionali. Purtroppo costa diverse centinaia di migliaia di euro, per cui alla fine questo intervento è necessario nella nostra provincia. Io credo che anche far lavorare in maniera più serena e tranquilla i nostri operatori, le nostre tante eccellenze che abbiamo nella nostra terra ionica, potrebbe permettere un rilancio serio della sanità. È gente che vuole lavorare, che ha dimostrato anche in questo periodo di crisi di metterci la faccia, di lavorare anche 24 ore al giorno. Ovviamente bisogna dargli la possibilità di avere delle strutture che possano operare in sicurezza. Abbiamo assistito davvero
a scene incredibili in questi ultimi mesi, ed è davvero raccapricciante che si possa parlare anche di una sanità che funzioni bene. Per cui io credo che Raffaele Pitto, tallonato da tutti i consiglieri regionali di questa provincia, debba necessariamente intervenire subito, perché questa provincia ha delle particolarità differenti dalle altre, vive purtroppo una situazione drammatica a livello di numeri di persone che davvero hanno dei problemi seri, e queste persone vanno affiancate, vanno tutelate, perché credo che il bene primario sia proprio la salute dei cittadini.